lei ha detto è un momento particolarmente triste, un momento carico di notevoli contenuti emotivi per la comunità montanese, non solo, ma per il Cilento intero, perché la vicenda che ha riguardato e che si è conclusa, ahimè, tragicamente, per la cara, per la povera Antonietta, era oramai conosciuta da tutti. È un momento buio, è un momento che induce ciascuno di noi a profonde riflessioni. Innanzitutto esprimo la massima vicinanza ai familiari, tutti indistintamente, della povera Antonietta, non solo da parte mia, da parte di tutta la comunità montanese che ho l'onore di guidare, ma anche a nome del Cilento intero. La vicenda della povera Antonietta inizia qualche giorno prima di Ferragosto, dove la ragazza iniziò ad avvertire i primi sintomi, caratterizzati sostanzialmente da febbre, faringodinia, e dopo qualche giorno dalla comparsa dei primi sintomi registrò un netto, deciso peggioramento delle condizioni cliniche generali, tant'è che fu necessario il ricovero in regime di urgenza presso il nosocomio vallese San Luca, lì dove le furono prestate immediatamente le prime cure. Le condizioni cliniche si mostrarono immediatamente gravi, per cui fu trasportata e trasferita in rianimazione, dove fu intubata per essere ventilata meccanicamente. Dopo poche ore, siccome gravida anche, fu trasferita presso il secondo policlinico di Napoli, anche per consentire alla povera ragazza di poter partorire, quindi di dare luce alla creatura, alla piccola Sharon che portava in grembo. Come tutti sanno, l'epilogo è stato purtroppo drammatico, infatti sopraggiunse l'exitus circa dopo 3 settimane che venne alla luce. Maria Antonietta è rimasta intubata sempre, ininterrottamente, fino all'altro giorno, dove il suo cuore, ahimè, ha cessato di pulsare. Sindaco, sono davvero parole colme di dolore, ecco, le sue, ma lei è anche medico. Vediamo nel Cilento, ma anche in tutta Italia, insomma, una risalita dei contagi, e quindi anche da parte sua un messaggio a tutti coloro che non hanno ancora deciso di vaccinarsi, e in particolare magari possiamo consigliare anche alle donne in gravidanza di vaccinarsi a questo punto, perché sappiamo che sono più vulnerabili, magari più soggette a complicazioni nell'eventualità di un contagio. Ma assolutamente sì, io ovviamente consiglio a tutti di vaccinarsi, compreso le donne in gravidanza, perché le linee guida che abbiamo a disposizione dicono, ci insegnano che anche le donne in gravidanza possono
subire e ricevere tranquillamente la propria dose vaccinale. La vaccinazione è l'unica vera arma che abbiamo a disposizione per cercare di debellare, di sconfiggere in maniera netta, decisa, questo terribile nemico, questo mostro che oramai da circa 2 anni ci sta mettendo a dura prova, però dobbiamo combattere, dobbiamo lottare per cercare di riprenderci la nostra vita. Per cui consiglio a tutti indistintamente di vaccinarsi, perché non abbiamo altre strade da percorrere. Pur rispettando in maniera incondizionata il pensiero e la predisposizione di tutti, di ogni singolo. Questo è quello che voglio far passare attraverso la vostra televisione, ed è un messaggio che possa aggiungere a tutti e possa essere un momento di grande riflessione. Sindaco, oggi la comunità di Montano Antilia osserverà il lutto cittadino da lei disposto, perché si terranno anche i funerali. Sicuramente è un gesto innanzitutto di grande rispetto nei confronti di Antonietta e della sua creatura, ma è un gesto di rispetto anche nei confronti di tutti i suoi familiari stretti che l'hanno vista crescere, l'hanno vista madre. Quindi sono cose queste sentitissime, sono cose che provengono direttamente dal nostro cuore e che mettiamo in campo con estrema disinvoltura, ma soprattutto con grande affetto. Sono gesti che trovano la loro giusta collocazione.